Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Dungeons of Sandaria, un gioco che io non mi ricordo, non mi pare di averlo mai portato, però ho avuto un lungo periodo in Early Access ed è uscito in 1.0 il 12 di dicembre. Costa sui 14 euro qualcosa, arrotondiamo 15 euro, ed è una sorta di, mi ricorda un pochino Vermintide, nel senso che voi potete da soli o con amici affrontare i dungeon di gioco, accrescendo la potenza del vostro personaggio, sbloccando nuove abilità. C'è un sistema di eroismo che vi permette di andare avanti e potenziare il vostro campione all'infinito. E al momento su Steam ha le recensioni per lo più positive, ma se andate a vedere, tante recensioni sono del periodo pre, diciamo, rilascio, quindi lo proviamo. Andiamo a vedere, le razze sono l'umano, il nano, l'elfo, il mezzosangue, l'orco. Il gioco poi parte con questa velocità ultra, adesso poi andiamo a vedere anche, lo proviamo così perché il folletto, il drogal. Facciamo l'umano, lo proviamo mago, uomo, pelle chiara, età, si può fare più vecchio, cambia qualcosa? Boh, gli si allargano le labbra. Allora, il viso, così, barba, tratti, no, vediamo un po' se cambia invecchiandolo, lo facciamo un po' anzianotto, dai, colore degli occhi. Rossi, i capelli, giustamente lo mettiamo così, la barba così, ne bianca, e vediamo, non è molto credibile così, non c'è, con i baffi a manubrio io direi che no, facciamo così, dai. Allora, mago, sì, dai, mago, crea l'eroe, nome Indie, e vediamo. Tra l'altro questo gioco ha anche la modalità remote play, quindi potete invitare tramite Steam un vostro amico, gli streamerete voi stessi il gioco e si dividerà a metà lo schermo in quattro se giocate con quattro amici. Città, si inizia nella città di Galdrins Crossing, molti venditori, personaggi ok, mappa mondiale, backup, i dati del personaggio vengono salvati frequentemente nei backups accessibili in sezione personaggio. Se pensate che vi manchi qualcosa durante un'esecuzione di un dungeon, controllate i vostri backup. Ok, inventario, compendium, tutti i dettagli sul gioco e il party, quindi ok. Voglio andare a vedere una cosa, se si può, sì. Infatti vedete che qua ci sono tutte le impostazioni. DirectX 11, c'è addirittura la 12, vediamo se riusciamo a scivitare. Vabbè, poi vediamo. Tutto ultra, direi di sì. Il gioco ha queste cose, campo visivo 90, giusto, dai, facciamo... È in italiano. Molto bene, perfetto. Allora, locanda, casa della guardia, fabbro, torre d'avorio, casa della gilda, banca. Allora, iniziamo da qua. La banca aperta, e ci mostra, ok, quello che possiamo mettere all'interno. Quindi possiamo depositare le monete o possiamo prelevarle, oltre che gli oggetti, ovviamente. Andiamo indietro e vediamo che cosa... Scusatemi. Allora, la banca l'abbiamo vista. Abbiamo il fabbro. Fabbro Kedrick. E questi cosa fanno? Possiamo parlarci. Possiamo cambiare. Cioè, possiamo colorare l'equipaggiamento da lui. E da lei, invece, non so cosa faccia. Lei, aggiornamento, aggiorna i pezzi, ok. E lui, invece... Possiamo acquistare dei componenti nuovi. È tutto veramente a una velocità assurda, come reattività, insomma non si capisce niente. Insegna a forgiare il bastone camminatore carbonizzato. Bonus aggiuntivi, ok. Possiamo vendere oggetti. Abbiamo l'artigianato, le ricette di artigianato e il recupero degli oggetti, ok. Si sembra essere abbastanza grosso, ma anche grezzino, diciamo, come menu. Locanda. C'è l'orco qua, colomba d'argento, cosa posso offrirti? Sei nuovo in città, abbiamo dei cittadini scomparsi, dovrebbe essere tornato il caro della sera, bisogna adonare i volontari per ritrovarli, godetevi il drink. Posso portarti qualcosa? Sono un po' occupato al momento. Ok, vendono pozioni curative, credo.
Lena invece, cosa posso offrire? Vi ho un ultimo piatto della mia cena speciale. Offre la casa. Ok, prendiamo la missione. Non sono molto preoccupato per i cittadini. Sono subito da lei. Va bene. E poi qua in tutto a tema natalizio, cosa che vabbè. Allora, la locanda, il fabbro, vediamo la casa della Gilda, dove abbiamo Alto Chierico e ci vende degli oggetti. Ci vende degli oggetti. Ah, ci vendono tutti degli oggetti. Posso parlarci. Il mago. Mi dispiace, vostro servizio, fantastico avere un altro mago in città, siamo cose di personale. Studio la magia da anni, ho imparato molte cose, sarei felice di insegnarvi per un piccolo compenso. Boh. Salito a livello 2. Nuova capacità, cono di fuoco. Ok, non so se ho pagato in realtà o meno. Salito a livello 2. Boh, non sto capendo. Ok, questo... Va bene. E così ho parlato con tutti. Vabbè. Poi, la Gilda era quella. È da capire che cosa... Disponibilità aiutare a parlare con il Capitano Laurent. Piccolo servizio completato. Ok, dai, continuiamo a vedere. La torre d'avorio ci permetterà probabilmente di fare... Poco tempo a disposizione. Maestro Alchimista. Completo la missione. Vecchia baracca dietro la casa della guardia. Sta cercando di guarire da un gruppo d'incontro. Buona giornata. Ok, quindi ho preso un'altra. La baracca è questa. Ok, intanto vediamo casa della guardia. Capitano Laurent. Piacere, sono Capitano Laurent. C'è stato molto da fare da queste parti. Sei riuscito a parlare con Samarok. Ok, completo la missione. Sì, qua stiamo parlando. E dovrebbe averci completato la missione. Trova il tenente Oliver completato. Una piccola commissione. Consegna la cura. Andiamo dietro nel tugurio e consegniamo la missione. Gettone del cambiamento. Per cambiare personaggio. Ok. Sì, beh, adesso poi proveremo anche a combattere, credo, perché... Non so più dove andare a sto punto, perché qua poi si esce soltanto, quindi il ponte. Ok. E ci sono diverse cose dove possiamo andare a fare. Le praterie. Ah, ok, qua si affrontano le cose. Ok, ci saranno le missioni da accettare. Che tra l'altro... Vedete che con... ecco, qua si è aperto tutto. Allora, abbiamo carattere, che sarebbe charter, tradotto un po' così, con le mie abilità. Il mie, diciamo, danno da abilità e danno da arma da fuoco. Vabbè. L'inventario, dove abbiamo varie cose, che non abbiamo ancora tantissimo. Le abilità, tutte le abilità che abbiamo, i set di abilità che sono già stati caricati. Posso caricare anche questo? Sì, che cos'è questo? Faro. Evoca un faro per segnare il tuo percorso, ok? Ci manca anche questa. E questo cos'è? Attacco i mischi e blocco, no, ok. Eroismo, questo praticamente quando l'eroe raggiunge il livello 20 inizierete a guadagnare esperienza per l'eroismo. Si ottiene un punto da spendere un'abilità passiva. Ok, questo è il sistema di eroismo. Ok, qua dobbiamo recuperare delle informazioni di Oliver, una delle guardie della città, e trovare il tenente Oliver. Ok, è sempre la stessa però. I capi, nessun boss sconfitto, ok. E non ho idea di dove sia, cioè io posso andare a chiedere anche alla guardia, ma no. Vediamo, chiediamo in locanda a sto punto. Chiedo all'oste. No, lui vende soltanto. Lei mi sa dire qualcosa? No. Beh, oddio, se faccio parla. No, l'oste, parlo. Sono un po' occupato al momento. No, non nessuno ci sa dire niente. Questo cos'è? La fattoria. Sì, vabbè, ci vende roba da... da natalizia. Casa della Gilda. No, niente, non lo so. Non ho idea di dove andare, quindi magari proviamo un dungeon.
Ok, questa è l'altra versione di Gaudin, che è dove siamo. E possiamo andare alla cripta degli orrori, vediamo. Livello 1 consigliato. Ok, facciamo questo e vediamo un pochino come funziona. Sono da solo, non ho compagni, non ho mappa. E praticamente io così lancio questo, con uno faccio questo. Carino. Allora, si rotola, si salta la parata, inventario. Inventario questo, vedete che si può mettere la roba all'interno. Vediamo, vediamo. Magari il tizio è qui e vediamo. Poi calcolate che se lo giocate insieme ad amici avete lo schermo diviso, quindi lo potete giocare così. Qua non c'è niente. Non mi pare di averlo mai portato al gioco, o che si chiamava in modo diverso, ma perché poi mi ricordo sempre magari qualcosa di simile, ma questi? Questo è stato tostissimo. Bottino. Stivali. Abbiamo preso degli stivali, che se magari sono più protettivi di quelli che abbiamo. Sta arrivando qualcuno. Tra l'altro, ok. Ok, bellino anche questo. Luta. Incantato. Guardia toracica di evasione. Ok, vediamo se lo possiamo mettere. Che altro? Ok, lo mette proprio sopra un po' così, va bene. Prendere, giro collo. Sì, lo vediamo solo, quello che prendiamo lo vediamo solo nella barra lato. Apri, piercing scudo di evasione, pugnale, anello. Ok, vediamo anche l'anello. Anello, salute, potere incantesimo. È una sorta di Left 4 Dead o similare di stile medievale, un po' grezzo, insomma, un po' indie se vogliamo. Abbiamo anche la bacchetta magica dell'apprendista. Ok, questa è la cripta, quindi qua dentro ci sarà qualcosa, immagino. Ok. Oh. Scusi, perdoni se le ustiono. Sei? Qua devo avere. Ok, quindi con questo ho premuto 5 che è la luce che illumina. Il 3. Il 3. Vabbè, lootiamo. Buttiamo un po' di roba. Il limite di questi giochi è il fatto che le mappe sono quelle e poi dovete ripeterle di continuo, insomma, solo quello. Perché poi una volta combattuto la vita tecnicamente torna su. Bottino. Infatti. Pieno di gente. Sono praticamente morto. Boh, torniamo fuori. Qua è dove ho lasciato io il percorso. Qua si esce. Ok, intanto la vita è tornata su. Abbiamo fatto un livello, credo, quindi
Ah, bevuto con la C, la pozione, ok, che è quella lì che c'è sotto. Personaggio, livello, passati al 2, perfetto. Vabbè, e se io volessi andarmene, voglio vedere un pochino come funziona sta cosa della meccanica di... Cioè, se volessi andare via, posso andare via all'accampamento qua. No, perché qua sono tornato all'inizio. Andare in città. Sì. Andiamo in città, vediamo cosa possiamo fare. Perché la base sembra che è carina. Poi probabilmente è innevato perché siamo a Natale. Cioè in banca io posso andare a mettere gli oggetti che ho recuperato. Ok, mentre invece dal fabbro posso... Vediamo. Serve armatura, armi, sono rosso. Ok. Mi farebbe come un po' d'aiuto. Sto lavorando all'equipaggiamento con i frammenti che mi hanno portato gli avventurieri. Mi servirebbero altri frammenti. Se vai in scoperta, ne trovi qualcuno, portamelo. Potrei ricavarmi altri oggetti. Ok, praticamente questa è la prima missione seria dove mi dice: frammento degli arma proveniente da creepy degli orrori. Fornendo al fabbro un numero sufficiente di questi frammenti, potrei imparare a costruire armi speciali. Frammento di bacchetta. Luna oscura, frammento di... Ok. Posso completarla? Ok, mi danno un modello, perfetto, completo la missione. Probabilmente ho già recuperato qualcosa, però non lo so, vediamo. Adesso, artigianato, non ho nulla. Essenza, convertire, perché poi per le armature mi servirà. Allora, demoliamo questa. Ah, mi sta dando anche degli oggetti, credo. No. Artigiana, vendere. Posso vendere. O recuperare. Vedete, infatti, sì che mi sta dando un sacco di oggetti. Gingillo, sto demolendo tutto. Ok, e mi dà tutti questi oggetti qua. Quindi, e posso anche acquistare, ok? Boh, non lo so, è simpatico. Diciamo più che altro per gli appassionati di questo genere qui. Sarebbe anch'esso da approfondire. Più che altro perché non spiega niente. Nel senso, abbiamo la possibilità di acquistare oggetti. Adesso è cambiato, ci sono... Libri degli incantesimi che costano monete d'oro, ne possiamo andare a... Posso vendere anche i materiali? Mi danno 20, 6, pochissimo mi pagano. E questo invece penso venda per il mago. No. No, mastro, questo no. No, non... L'unico che vende è l'anziano qua. Perché gli altri si parla e basta. Niente. Fabbro l'abbiamo già visto, il tipo qua dietro. Ok, no, mi fa modificare. Ok, casa della guardia, vediamo se lui mi dice qualcosa. No. No, praticamente abbiamo una prima missione dove si va dove avevamo detto. Vediamo un attimo, perché qua abbiamo la cripta degli eroi che è livello 1, poi si può gio possono giocare a livello più avanzato. Abbiamo la palude incancrenita a livello 7, abbiamo la tana dei ceranidi a livello 4, questo sarà a livello altissimo, no, a livello 6, fucina dei rasta, abbiamo le praterie, livello 3 normale, abbiamo la cavità oscura a livello 2, geli di profondità, sì, è una sorta di Left 4 Dead indie, castello di Ragewind 9, ok. Carino, è tutto qua comunque, come mappa di gioco. Quindi fondamentalmente è un
Non è, diciamo, plastico a livello di grafica, hitbox e roba del genere, insomma, 15 euro è un indie, se vi va di sostenerlo, insomma, è giocabile con amici, lo proverò in remote play prossimamente, così magari vi saprò dire come gira. Spero di avervi incuriosito, questo è un titolo fatto e finito, quindi è superato su Early Access e in 1.0, sarà da vedere come lo prenderanno i giocatori. Al momento le recensioni sono buone per le ultime, meno buone quando erano in Early Access. Staremo a vedere, ma se lo avete provato, siete incuriositi, l'avete scoperto adesso, condividetemi, che sono sempre curioso di sapere le vostre esperienze sui giochi che porto. Alla prossima e ciao ciao!